La mia piccola regista è al centro estivo, credo che riusciremo comunque a fare a meno di lei e quindi Chuck si gira. Ciao a tutti amici, io sono Lia, queste sono le mie parole di panna e ho riflettuto sul modo più semplice per tornare a prendere dimestichezza con l'occhio della videocamera e ho pensato che il modo più veloce sarebbe stato fare un video così chiacchiericcio per farvi vedere un po' quali sono stati gli acquisti degli ultimi mesi. E così partiamo subito, vi faccio vedere un po' di cose che ho comprato. Vi dico, non ho fatto grandi acquisti e gli acquisti che ho fatto sono stati tutti fatti durante i saldi con la volontà di spendere il meno possibile. Allora, l'acquisto di cui io sono più orgogliosa e più felice è questa borsa della GAPS che io ho comprato in saldo. L'ho comprata in un negozio di lavagna. Di cui adesso non ricordo il nome, però comunque cercherò il sito se ne hanno uno e ve lo linkerò sotto. Allora, la particolarità di questa borsa, allora, è una shopping bag di marca perché è della GAPS, come vi dicevo, GAPSIL. È una come posso dire, è una serie limitata. La GAPS, questa marchio italiano che ha la particolarità di avere questi occhielli colorati, questi bottoncini colorati su quasi tutte le loro borse. Sicuramente voi la conoscete. Io l'ho sempre guardata dalle vetrine di diversi negozi, ma non ne avevo mai avuta una. Poi sono capitata in questo negozio e sono rimasta folgorata da queste borse. La loro particolarità erano queste stampe qua sul davanti e la parte del retro blu. Sono delle shopping bag e il problema con i manici in pelle, il problema principale era che la borsa era, adesso ve la faccio vedere, era praticamente vuota al suo interno, cioè senza tasche, c'è solo questa maxi tasca e quindi ho riflettuto diverse settimane se prenderla o no. Però mi piaceva troppo, mi piaceva veramente troppo perché poi mi piace il formato così tanto capiente perché io ho sempre tantissime cose da mettere dentro alla borsa tra golfini, libri, colori, perché quando esco con mia figlia alla fine la borsa si trasforma in una valigia. E quindi alla fine sono entrata in negozio e il prezzo era abbordabile appunto perché c'erano i saldi e la commessa mi ha fatto vedere che c'era la possibilità di inserire dentro alla borsa questo sacchetto che tra l'altro ha una fantasia che a me piace moltissimo con questi fiorellini rosa e viola e alla fine ho comprato il sacchetto che io quindi inserisco dentro la borsa e quindi alla fine la borsa. Poi lo piego in modo che così la borsa ha al suo interno una maxi tasca dove io posso inserire tutte le mie cose. Poi è ovvio, manca una cerniera dove poter mettere le chiavi, però uso dei piccoli contenitori, dei piccoli borsellini che ho in giro sparsi per casa, non avevo mai utilizzato, quindi le chiavi le inserisco dentro questi piccoli borsellini e alla fine non vanno in giro per la borsa e io comunque riesco sempre a trovare tutto quello che mi serve. Quindi veramente è un acquisto che sto usando tantissimo perché quando esco la uso sempre. Ed è perfetta secondo me per l'estate. Parlando invece adesso di abbigliamento, vi faccio vedere tre cose che ho comprato ultimamente. Vi devo dire che come abbigliamento ho comprato veramente pochissimo perché ho l'armadio pieno di cose che non metto, perché tendo a mettere sempre le stesse cose, il pantalone corto o lungo e una t-shirt. Poi, soprattutto in estate, in cui passo così tanto tempo in una località marittima, alla fine mi servono veramente pochi capi. E ve ne faccio vedere solo tre, che secondo me sono i più interessanti che ho acquistato, forse anche gli unici che ho acquistato quest'estate. Allora, il primo acquisto, che è un capo passepartout che sto usando tantissimo e mi piace da matti, è questa salopette. Non so se riesco a farvela vedere. È questa salopette mimetica
di cotone, è un cotone freschissimo. Il pantalone è molto molto largo e io lo porto con questo piccolo risvolto in fondo, in modo che si possa vedere anche la scarpa. E vi dico, è comodissimo perché io lo posso portare sia con una t-shirt sotto e quindi renderlo e una sneakers e quindi renderlo molto molto sportivo, ma lo posso portare come è successo l'altra sera quando sono andata a vedere Suicide Squad, che l'ho messo con un top sotto, una giacca elegante e un paio di tacchi, di scarpe col tacco ed era già un outfit molto particolare secondo me che univa sia la salopette quindi più sportiva con un tocco più elegante dato dalla scarpa col tacco. E quindi adesso se riesco recupero anche una foto di quella serata e vi faccio vedere come stava la salopette. Un altro vestito che ho usato moltissimo in luglio e che ho pagato la bellezza di 3 euro è questo vestito di cotone a fascia lunghissimo e con questa fantasia che sembra che in fondo abbia delle piume di pavone. L'accostamento tra questo colore ottaneo e il nocciola del resto del vestito a me piace moltissimo. L'ho fatto sistemare perché io non è che ho una grande altezza e quindi era molto molto lungo, l'ho fatto sistemare da mia mamma che me l'ha un pochino accorciato, è comunque molto lungo, copre quasi le scarpe, io lo porto con un paio di scarpe basse, un paio di sandali, quindi gli sandali vengono quasi completamente coperti dal vestito e l'insieme è molto molto elegante. L'ho portato moltissime volte in luglio quando sono uscita per dire per andare una serata al ristorante. Ecco, era un vestito che con 3 euro faceva una bellissima figura. Sarà poi che a me d'estate piace molto portare il top a fascia perché secondo me fa estate ed è anche molto elegante. L'ultimo pezzo è un top Suzy Mix che ho comprato in un negozio dove io compro solitamente e hanno delle cose molto molto belle. È un top corto. Top corto, quindi in fondo ha questo pizzo, è traforato, comunque sotto c'è qualcosa che copre nei punti strategici, dietro a questo bottoncino qui per chiuderlo e anche in fondo c'è un piccolo bottoncino. È veramente molto elegante, rimane un pochino corto e io l'ho portato con una gonna, solitamente una gonna lunga, a vite un pochino alta, di qualche anno fa che non riuscivo mai ad usare, ma che con questo top veramente sta benissimo perché la gonna ha un sapore un pochino country, infatti è molto ampia. Portato con questo top alla fine il risultato era veramente, veramente molto elegante. E quindi questi sono i miei 3 acquisti di vestiti che ho usato tantissimo in quest'estate e che ho pagato veramente pochissimo. Il vestito lungo, come vi dicevo, 3 euro al mercato. Poi passiamo agli acquisti che ho fatto negli outlet. Allora, nel periodo in cui ero in vacanza, nella settimana in cui anche mio marito è stato con me, Pannina, abbiamo approfittato del tempo incerto di quelle giornate per andare a vedere qualche outlet che abbiamo vicino e ce n'è uno in particolare molto vicino al posto dove noi andiamo in vacanza. Se riesco a trovare il sito internet, che sicuramente avranno, ve lo linko sotto come sempre. E abbiamo trovato veramente delle occasioni. In particolare nei negozi sportivi Nike e Puma si potevano trovare delle occasioni, tant'è vero che abbiamo comprato tutti almeno un paio di scarpe, io due paio di sneakers, pagate veramente dei prezzi veramente molto bassi. Ve li faccio vedere. Allora, al negozio della Puma io ho comprato queste sneaker, si chiamano sneaker, vabbè. Queste sneaker
che tra l'altro era una taglia, cioè era un modello da bambino che però avevano anche in taglia. Io porto il 36, quindi questa taglia c'era e a me andava bene. È ovvio che in questi posti non ci sono tutte le taglie disponibili. Ad esempio, Panina avrebbe voluto le stesse scarpe, siamo riusciti a trovarle però di una taglia un po' più grande, quindi le porterà fra qualche anno, magari le crescerà i piedi, quindi magari le porterà la prossima stagione. Questo non ve lo so dire. Quindi lei se le è comprate uguali, non è nella sua taglia da portare adesso. Io mi sono innamorata di queste scarpe perché secondo me viola e rosa sono due colori che vanno perfettamente insieme e poi tra l'altro le Puma sono scarpe da ginnastica che io porto tantissimo. Sempre nel negozio della Puma, queste scarpe sono state pagate intorno ai 25-30 euro a fronte di un prezzo pieno di, non lo so, 60. Sempre nel negozio della Puma, a me serviva una borsa per quando accompagno Pannina alle varie attività sportive. In particolare, quando andiamo in piscina, non avevo una borsa appropriata, continuavo ad usare una vecchissima sacca molto, molto vintage, molto anni 80, che però non era molto comoda, soprattutto perché io perdevo tutte le cose dentro quella sacca, non trovavo mai niente, ero sempre lì che ravanavo dentro e senza trovare quello che mi serviva. E qui, sempre nel negozio della Puma, ho visto questa borsa sportiva e l'ho presa perché il prezzo, ovviamente, come vi dicevo, come anche per le scarpe, era molto molto abbordabile e i colori strepitosi, fucsia e arancione. Adesso c'è ancora il cartellino qui attaccato, ma il prezzo non c'è. C'è la possibilità, qui c'è questa tasca per inserire dentro il tappetino se uno va a fare yoga. C'è un'altra tasca qui da qualche parte dove uno può inserire le scarpe in modo che così non sporchino, non vadano a sporcare il resto dell'equipaggiamento. Insomma, non l'ho ancora usata perché era ancora dentro il suo sacchetto, ma secondo me sarà veramente una borsa che useremo tantissimo. E poi vi faccio vedere l'ultimo acquisto di scarpe che ho fatto nel negozio della Nike, sempre in quell'outlet. E sono queste. E anche qui mi sono innamorata dei colori perché di solito non amo moltissimo la scarpa nera scura, però l'accostamento del nero con il fucsia del simbolo della Nike e il verde dell'interno, quando me le sono provata ho detto wow, questa scarpa è bellissima, indossata è una meraviglia. Veniamo adesso agli acquisti beauty. Ho comprato poche cose ma abbastanza mirate. Le prime due che vi voglio far vedere sono questi due smalti. Spero li vediate, che io ho comprato all'edicola del villaggio, al paese del villaggio, sì, all'edicola del paese dove io appunto vado in villeggiatura. In questa edicola, essendo un paesino molto piccolo con pochi negozi, ovviamente quei due o tre negozi che ci sono hanno il mondo e questa edicola è pienamente fornita non solo di giornali, ma di giochi da spiaggia, cartoleria e ha anche un sacco di smalti, trucchi, insomma, un sacco di cose. Gli smalti che io trovo lì, appunto, come questi due, soprattutto questa marca, sono buonissimi. Io li uso tutto l'anno da anni. Ne ho alcuni che ho comprato diversi anni fa e sono buonissimi. Anche lo smalto bianco che io ho su in questo momento, nonostante lo smalto bianco sia difficile da dare e non sia mai perfetto, è velocissimo come asciugatura e rimane perfetto per diversi giorni, fino a 4-5 giorni. E quindi vedendo lì questa tonalità di rosso. Adesso sicuramente la macchina fotografica falserà i colori e ad esempio mi sono accorta che anche prima le scarpe della Puma, quelle viola e rosa, la macchina fotografica non fa vedere bene i colori, sembrano più blu, ma io vi assicuro che è un bellissimo viola.
E quindi sicuramente voi vedete male anche questo colore. È un rosso non acceso, è un rosso che tende ad essere tipo un rosso pastello. Secondo me, allora, adesso che io ho la mano abbronzata, il colore non rende tanto, ma appena perderò il colore, e questo avverrà sicuramente in pochissimi giorni, secondo me sarà molto molto bello. La marca è Catherine Harley e io vi dico, è una marca buonissima. Questa seconda marca, in questa tonalità nude, io non la conosco, l'ho comprata perché costava veramente poco, 1,50 euro, e volevo, ero curiosa di provarla perché appunto gli smalti che compro in quell'edicola sono sempre molto buoni, di ottima qualità. E poi due acquisti beauty che sono stati indispensabili. Il primo è questa crema protezione 50, Pitsbuin o come si dice, l'ho cercata ovunque perché questa è l'unica crema solare che io riesco ad usare e che mi prepara la pelle all'esposizione al sole. Allora, io ho una pelle veramente delicatissima che si scotta molto facilmente e divento rossa e poi tendo a tornare bianca senza essermi abbronzata. Da quando uso questa crema ho risolto tutti i miei problemi. Io la uso con una protezione solare un pochino più bassa, parto dalla 30 e poi dopo passo alla 15. Questa che ho comprato invece è per mia figlia ed è stata comprata perché io inizialmente avevo comprato un'altra crema solare specifica per i bambini nel reparto farmacia di un supermercato qui a casa. Sono andata al mare, ho usato quella crema per una settimana, ma poi a mia figlia è venuto fuori un eritema proprio qua sul davanti e in parte sulle spalle e sulla schiena. E quindi mi sono detta che probabilmente quella crema non andava bene. Quindi ho tamponato con un'altra crema e poi ho comprato, appena l'ho trovata, ho comprato questa, che tra l'altro è stata comprata su Amazon ad un prezzo la metà di quanto lo avrei pagato se l'avessi comprata in negozio. E veramente, da quando ho cominciato ad usarla su mia figlia, le cose sono migliorate nel giro di pochissime ore. Cioè non giorni, ore. È ovvio, non è una crema bio, quindi sicuramente dentro ha dei filtri chimici, però in questo caso secondo me va bene perché comunque deve proteggere dal sole e dai raggi ultravioletti. E quindi io veramente mi sono trovata benissimo con questa crema e ve la consiglio se non la conoscete. Non è specifica per i bambini, però la sua protezione è talmente tanto buona che va benissimo anche per i bambini appunto nel filtro solare più alto. Infine, tornando un attimo indietro alla mia passione per il bio, non so se ve ne ho mai raccontato, ma dopo una orticaria che ho avuto qualche anno fa, sto molto attenta ai prodotti che compro e il caso della crema solare non è questo, però tendo sempre a comprare creme che siano, appunto, che non contengano parabeni, siliconi e altre schifezze. E sono un'affezionata cliente dei prodotti Vivi Verde Coop, che trovo che siano buonissimi, e ancora non avevo provato il burro corpo vellutante protettivo. L'ho comprato in questi mesi perché veramente avevo le gambe veramente secchissime. Una cosa allucinante che si spellavano, cioè io stavo al sole, la sera quando rientravo le gambe si pelavano già. Quindi ho provato questo burro corpo, inizialmente mi sono detta ma funziona? Però allora, i vantaggi sono molteplici perché ha una profuma di pesca. E la profumazione è buonissima, voi non la potete sentire, ma veramente è veramente buono. Poi è molto nutriente, setoso, ma allo stesso tempo non è grasso. E una cosa che a me dà fastidio tantissimo è avere le gambe unte dopo che mi sono data la crema. Ecco, questo prodotto non lascia assolutamente le gambe unte. E nel giro poi di diverse applicazioni la pelle diventa setosa.
non più secca, veramente è stato uno dei miei prodotti top dell'estate che ho usato e sto usando ancora tantissimo, anzi lo sto usando bene in questo periodo perché non ne ho bisogno, perché le mie gambe sono talmente tanto idratate che non hanno più bisogno di tutta la crema che io usavo prima e dovevo darmela in continuazione perché la tendenza era sempre quella ad avere la pelle secca. Con questo burro ho in parte risolto i miei problemi. Ultimissimi acquisti. L'anno scorso vi avevo fatto vedere una stampa che avevo comprato una serata a Sestri Levante in una bancarella dell'artigianato che raffigurava una bambina che parlava con un uccellino. Questo adesso non so, sicuramente non vi ricordate di quella particolare stampa. Vi lascio qui, vi farò apparire qui una foto perché poi l'ho fatto incorniciare. E quel quadro adesso campeggia nella mia camera da letto. Quest'anno sono tornata un'altra sera, sempre in quel posto, e nelle bancarelle, tra le bancarelle dell'artigianato, c'era di nuovo la signora che appunto disegna questi quadri. E ho scambiato qualche chiacchiera con lei, sono venuta a scoprire che la bambina raffigurata nel quadro che io avevo comprato l'anno scorso era sua figlia, che era lì con lei, e questa cosa mi ha immensamente emozionato, perché comunque io quella bambina la guardo tutte le mattine, la prima cosa che vedo quando io mi sveglio, l'ultima che vedo quando io vado a letto e mi piace veramente molto. E di conseguenza, siccome mi piace tantissimo il suo stile di pittura, ho comprato un'altra stampa da lei, stavolta per metterla in camera di mia figlia, e la stampa è questa. E raffigura queste ballerine. Siccome a mia figlia piace moltissimo ballare, da qualche anno appunto segue un corso di danza, ho trovato che fosse una bellissima coincidenza appunto trovare una stampa in questo stile che amo con delle ballerine. Lei, la signora che realizza questi quadri, si firma Snico. Io non so se ha un sito internet. Non l'ho ancora cercato, lo farò nel caso ve lo linkerò sotto. E poi ultimissimi acquisti per quanto riguarda Pannina. Pannina, quando siamo andate all'outlet di cui vi dicevo prima, si è comprata queste ciabattine, queste flip-flop, queste infradito che noi usiamo tantissimo in casa, lei ne ha diverse. E ha visto queste con questa sirenetta e le abbiamo comprate pagandole 10 euro, quindi un buon prezzo. Sono di marca, sono dell'Ipanema, probabilmente di qualche stagione fa, ma comunque non importa. E le sta usando veramente tantissimo e io le adoro. Infine, al negozio della Puma per lei abbiamo comprato due magliette oltre al paio di scarpe che vi dicevo prima, che secondo me sono molto molto carine. Questa è così, sono costate anche poco. Adesso guardo il cartellino che è ancora qua attaccato. Allora, questa 12,50. Allora, così, t-shirt a manica corta. Sicuramente i colori saranno sfalsati, come vi dicevo prima, ma è di un rosso corallo con la manichina grigia traforata così, dietro semplicissima. E questa che per me è bellissima, con la stampa di Superman, Supergirl, Super Pannina, sempre rosso corallo, pagata. Io se riesco a farvelo a vederlo, 14 euro questa, e beh, Superman si fa pagare un po' di più. Bene, questi sono stati i miei acquisti, non tantissimi, durante il corso di questi mesi estivi. Spero di avervi fatto passare qualche minuto piacevole in mia compagnia. Io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!